di fama mondiale che ci introdurrà e ci racconterà la storia di un oggetto che a tutt'oggi per noi, per la nostra società moderna, è veramente ancora sconosciuto, se ne sa veramente poco. Io direi che come prima cosa raccogliamo un paio di informazioni dal pubblico e costruiamo la storia. Per esempio chiedo ad Aquilino, facciamo prima una però poi lo facciamo dopo, chiedo ad Aquilino un oggetto di uso comune. Vibratore. Poi chiedo a Rita un oggetto di uso comune. Il mascara. Il mascara, interessante. Non lo so. Il mascara. Fabrizio, il presentatore, che cosa è? Di uso comune. Ancora non ci siamo arrivati. No, adesso. Un orologio e il mascara. Chi l'ha detto? Mascara. Ma si può fare il mascara? Si può fare il mascara? Ti avevo detto che queste donne... E chiedo a lei un oggetto di uso comune. Eccesso. Un profumo. Quindi fra un orologio, un mascara, un profumo, abbiamo... Andate a cagare. Un orologio scala. Cioè, se deve andare un orologio scala. Che posizione? No, un mascafumo. Un oro masca. Un mascafumo. Un mascafumo. Tizio Lacchio. Con senza... Manca l'orologio. Ce lo mettiamo noi. Mascafumo. Un mascafumo d'oro, per esempio. Un mascafumo d'oro. Quindi questa sera l'esperto... Un mascafumo d'oro. Va bene, no? Il professore questa sera ci racconterà la storia del mascafumo d'oro. E soprattutto ci spiegherà che cos'è questo mascafumo d'oro. Introduciamo subito il professore. Un applauso. Applauso. Grazie professore, che ti dica il tuo nome. Gold... River. Chanel. Gold River Chanel. Sì. È il nome del professore. Gold River Chanel. Possiamo chiamarla così per facilità, professor Chanel. Professor Chanel, allora a questo punto, professor Chanel, direi di entrare subito nel vivo. Cos'è il mascafumo d'oro? Il mascafumo d'oro è l'oggetto che, come molti sanno, può aiutare a raggiungere non proprio quello orgasmo completo mentale originale, piuttosto serve nella ipotesi clownesca del fatto e rifatto quotidiano. Quindi ho capito, stiamo parlando di un oggetto ovviamente di uso quotidiano, questo è sicuramente palese. Che può essere usato nel fatto rifatto, insomma, cioè, una cosa del fatto rifatto. Beh, è logico, lo diceva anche il nome, il mascafumo d'oro, è ovvio che è una cosa rifatta, perché se è come un po' la cotta e la ricotta. La cotta e la ricotta. Lo scotto e il biscotto. Lo scotto e il biscotto. Quindi, professor Chanel, la panna da dove nasce l'idea? Da dove nasce l'idea del mascafumo d'oro, professore? L'idea del mascafumo d'oro nasce nel mentre antichi Zagaroli e Castellani fornivano alle dame di corte e di non la cola. sembra saporito, professore. Ci spieghi di che sta? Come dire, patata. Posso oggi dire con certezza assoluta, stavo meglio ieri quando ancora non l'avevo provato su di me. L'orario preciso è sempre in bocca, la punta della lingua dorata di mia moglie.
mentre sorbettava. Un angelico vicino di casa. Ah, professore. Quindi lei ci sta svelando un piccolo segreto di famiglia, cioè sta facendo anche outing. Sua moglie sorbettava il vicino di casa con la lingua dorata e quindi lei ha inventato il mascafumo d'oro. Esatto. E quindi ci fa capire che il mascafumo d'oro serve in qualche modo a riportare la moglie a casa. Devo ammettere che l'idea mi è venuta di getto. Così. Illuminazione, un lampo. Ma chiaro, chiaro, come tutte le cose geniali della vita, della terra, insomma, sono state inventate di po'. Ma è vero, però, ho letto in un articolo di un quotidiano che c'è un'origine storica sul mascafumo d'oro. Ci dica, professore. Storicamente c'è il pubblico parlante. Anche su Wikipedia? Sì, Baiocchi! Da Costiglia. Scrivettero mascafumidori aiosa. Ma che dico? Aiosa. Aiosa. A Bari. E giù di lì. Ah, quindi l'origine è nella Magna Grecia, quindi proprio in Italia. Magna! Che te rimagna? I greci dei vicini sono provati di lingua. Opportunamente però lavato col Perlano. Silver, quello per i metalli, quello per le... Lo fanno tutti. È d'oro. Ma quello telefono alto mare, che muori di radere con un alto mare. Il Seedol, però, è da evitare. Corrode. E quando l'orefizio è corroso, è doloroso. Non c'è più niente da infilare. Quindi si tratta di il mascafumo d'oro, in realtà è un oggetto che si infila. Avevo capito prima, mascafumo d'oro. Una telefonata in linea per un ascoltatore da casa. Pronto, chi abbiamo in linea? Pronto, buonasera, sono Altomare. Signor Altomare, ma lei trova sempre la linea, è incredibile. Ma tu sei un fratello di quello dell'altra volta. Lì non è potuto venire, mio fratello è... Ma sei più brutto, però. Sto pure più grande, però, è normale. Ma tocca a vedere. Beh, io lo posso assicurare, sono più grande di quell'altro. Beh, signor Altomare, a questo punto allora ci dica, qual è la sua domanda? Siccome mio marito è sempre assento, va nei campi a lavorare, e allora siccome c'è anche la piantazione dei cosi, le zucchine, sono andato a vedere su qui la Wikipedia, sì. Come si fa a costruire una certa cosa? Il mascafumo? No, è proprio, mi hanno detto che devo fare un foro alla zucchina. Ci infilo, c'è presente quelli che per lavare i denti che si muove. Ma lei parla dello spazzolino quello. Lo spazzolino però. Metti il motorino e dalla zucchina diventa. Però, che mio marito non c'è mai, che devo fare? Solo che la zucchina si marcia. Organica, piano piano. Volevo sapere se l'oro per, come si chiama l'oro? Mascafumo d'oro. Mascafumo d'oro si deteriora? Ah, bella domanda, interessante. Giusto che parlavamo appunto di un oggetto che si infila, a questo punto la signora Altomare ci chiede, si deteriora, professore? Il mascafumo d'oro di per sé cade. Scade nel senso come una medicina, per esempio come uno yogurt, o scade perché, non so, perché, ci dica, perché scade, che significa scade? Diciamo, non proprio cade, piuttosto scorreggia, nel senso
e butta quell'alito che tu è andato è andato in alcuni casi nei nasi nei nasi addirittura sì. Diciamo è anche un po' fastidioso il maschio pomodoro con... no assolutamente no assolutamente sì, è piacevole allora è fresca del suo mare è piacevole. Ha capito signor Alto Mare, quindi il mascafumo non deteriora, però scade, quindi da usare entro la data di scadenza contenuta nella confezione e soprattutto profuma, quindi è anche piacevole. Non lo so, io a questo punto io lo consiglio. Dove lo possiamo trovare, professore? Dove si vende? In edicola. In edicola? In edicola. Si compra facilmente in fascicoli. Hai scritto di montaggio forse. Da buffetti. Si monta uno schema di 300 e passa numeretti tutti quanti allineati e coperti da una serie di dadi e bulloni e chiodi. Chiodi. Farà male, professore, se questi chiodi che spuntano, se poi va infilato farà pure darà dolore. C'è un signore del pubblico che dice, chiodo, papà, sentiamo la tua opinione, vuole fare una domanda. Chiodo è sempre eretto. No? Il chiodo è sempre eretto. Tu sei chiodo schiacciachiodo. Chiodo Alto Mare, tu dai, Alto Mare. Vuole fare una domanda al professore, al nostro esperto. Quanti chiodi servono per un mascafumo d'oro? Più chiodi abbiamo nella confezione, maggiore è la possibilità di contrarre un risultato approssimativamente soddisfacente e con poca, ma dico poca vaselina, vaselina. Raggiungiamo l'utile e il dilettevole all'unisono. Ah, quindi è una questione di quantità, quanti chiodi, attenzione, quante misure il chiodo? Addirittura, giusto, che misura? La carpentiera o la carpentiera? Da quadro? La misura del chiodo è spesso la maniscalco riportata sulla confezione grossa, con la capoccia grossa da di centimetri 88 e di lunghezza di centimetri 41. Perché? Posso fare una domanda? Certo, certo, prego. Io volevo chiedere se è diretto discendente della massa chiodata nel Medioevo. Ah, giusto. Magari è scivolata la massa chiodata e chiodi. No, un guerriero, il cascavo. Evoluzione naturale del chiodo del mazzo, del fascur, dicono di noi che certo è scritto, siamo degli esperti. Di mascafumo, professore? Beh, certo, lei è il componente mondiale di mascafumo d'oro. Ovvio. Se era capito, insomma, l'abbiamo intervistata apposta. Anzi, un'intervista esclusiva, questa la possiamo avere solo noi. Mai prima d'ora c'era vista una simile intervista. Ma oggi, oggi, in via del tutto sperimentale, ma che dico sperimentale? Eccezionalmente